Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi presentiamo un volume dell'Associazione dei Volontari della Guerra Spagnola, l'AICVAS, edito e curato da Augusto Cantaluppi con l'aiuto anche di Marco Puppini, che si chiama La Ringhiera in Spagna, antifascisti milanesi nella guerra civile spagnola. Grazie Renato che lo stai facendo vedere. Poi metterò anch'io la copertina come, diciamo così, ingresso del video quando lo pubblicheremo. E questo è un volume che contiene, come scritto nell'introduzione, ben 109 biografie di combattenti antifranchisti milanesi, intendendo per questo i nati in provincia di Milano, che nel 1936 comprendeva pure le attuali province di Monza e di Lodi. Quindi sono. È una raccolta, sono ben 109 biografie, con tanto, quando è possibile, quasi per tutti, di fotografia e con i dati anagrafici. Prima di così illustrare il volume, vorrei che Italo Poma, che è uno dei nostri ospiti di oggi, ci spiegasse, ci raccontasse che cos'è l'AICVAS, di cui lui, se non sbaglio, è presidente, quali sono le attività che svolgono normalmente. E anche quali altri volumi sono stati pubblicati o altre informazioni che vorrà darci. Italo, raccontaci che cos'è l'AICVAS. Allora, io sono presidente di questa associazione dal 2012. È un'associazione gloriosa, tra l'altro è la più antica associazione antifascista esistente, no? Perché è nata nel 1937 a Parigi con il compito di assistere le vedove dei caduti e i feriti gravi. Si chiamava Fratellanza Garibaldina. Questa associazione poi, dopo la tempesta della guerra e la fine della seconda guerra mondiale, rinasce, viene ricostituita in Italia a Bologna, a opera di Lorenzo Vanelli, che si occupa non solo di recuperare i soci, gli iscritti, quelli che c'erano, ma anche di redare delle schede biografiche di coloro che avevano combattuto in Spagna. E lì è cominciato un lavoro che è andato avanti per decenni e continua ancora adesso, lavoro di cui lo stesso Cantalupi è uno dei protagonisti, che è un lavoro di ricerca e di ricostruzione delle biografie dei combattenti spagnoli. L'associazione poi cambia nome, prendendo questo nome che è quasi impronunciabile, AICVAS, che sarebbe Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna, per un motivo importante, cioè nel 1968 fanno un congresso a Livorno, tra parentesi ci ho anche partecipato come osservatore, non come iscritto, ero molto giovane. L'idea era quella di rappresentare tutte le anime, tutte le componenti ideali che avevano partecipato alla guerra di Spagna, quindi non solo i garibaldini. E a questo fine fecero anche, elessero anche come presidente un socialista che era stato di Giustizia e Libertà, Fausto Nitti, e come vicepresidente Marzocchi, un anarchico. Quindi insomma un'idea anche abbastanza interessante, di grande apertura. L'associazione poi ha avuto alti e bassi, si è poi prima si è trasferita da Bologna a Roma, poi quando è diventato presidente Giovanni Pesce da Roma a Milano e diciamo che negli ultimi 10-12 anni il lavoro dell'associazione è molto cresciuto cioè continuando in questa ricerca di biografie, che ha voluto dire anche pubblicare una serie di libri, non tutti pubblicati da noi, altri da persone più vicine. Tra quelli che abbiamo pubblicato noi ricordo il libro
con le biografie delle donne che hanno contributo in Spagna, che ha fatto sempre il nostro Cantaluppi, e la storia della Brigata Garibaldi, cioè della dodicesima Brigata Internazionale, fatta da Marco Pupini. Oltre alla produzione di libri, abbiamo costruito, anzi stiamo costruendo, perché è un lavoro che non finirà mai, con l'Istituto Nazionale di Storia dell'Esistenza, una grande banca dati, con le biografie, i documenti, le fotografie quando ci sono, e anche le indicazioni di dove reperire materiali sui personaggi. Oltre ai libri abbiamo prodotto anche dei prodotti audiovisivi, tra cui un web documentario che ho fatto io personalmente con un regista torinese, in cui raccontiamo le vicende dei combattenti di Spagna nell'intero percorso, cioè Spagna, Francia, campi di concentramento, Ventotene e Resistenza. E ultimissimo abbiamo fatto un film documentario su Giovan Battista Canepa, combattente di Spagna, comandante partigiano, con una biografia che attraversa l'intero secolo passato. Abbiamo fatto anche dei prodotti musicali, insomma abbiamo un'attività abbastanza ampia per essere un'associazione relativamente piccola, che un tempo raccoglieva i protagonisti e i parenti, e oggi raccoglie i parenti e gli appassionati, che non sono pochi, perché il fascino della guerra di Spagna, no, dal punto di vista politico, ideale, ma anche culturale, è ancora molto, molto vivo. Vi basti pensare che una decina di anni fa è stato fatto così una stima che nel mondo sono stati pubblicati 40.000 opere riguardanti la guerra di Spagna, grande maggioranza di origine anglosassone, no? Che gli anglosassoni hanno particolare attenzione per la storia della guerra di Spagna. Abbiamo sostenuto la pubblicazione di questo libro, che a parte che era fatto da Augusto Cantaluppi, che è una delle colonne dell'associazione, no? Anche perché è un libro in cui lo sforzo di ricostruire le biografie non solo di quelli più noti, che ce n'è un certo numero, ma anche di quelli di cui si sapeva pochissimo, no? Sforzo fatto da Augusto, restituisce non solo delle storie di vita, ma anche degli ambienti, no? Come è il caso di questo quartiere di Niguarda, che contava 5 o forse addirittura 6 combattenti di Spagna. Perfetto, grazie. Italo, hai dato una descrizione molto chiara dell'associazione, poi dopo ricorderai come è possibile contattarvi se qualcuno vuole magari associarsi, come può farlo. Io adesso darei la parola ad Augusto Cantaluppi, che ci racconta del suo lavoro, poi magari i niguardesi li affrontiamo in un secondo giro. Adesso piacerebbe che lui parlasse di come ha fatto tutta questa attività e magari di alcune cose particolari che ci vuole raccontare. Augusto, mi senti? Puoi andare, hai attivato il microfono, puoi cominciare, vai. Dunque, questo mio interesse per la guerra civile spagnola data da molto lontano, da che già negli anni 60 avevo letto il libro di Thomas sulla guerra civile spagnola. E mi sono, dunque, venendo all'attualità, premesso che l'elaborazione del lavoro mi è stata resa possibile dalla collaborazione di compagni che mi hanno supportato, data la mia condizione di non vedente, nella realizzazione di questo lavoro. Mi è stato reso possibile anche dall'utilizzo di uno strumento che mi permette di leggere i caratteri tipografici. Venendo al concreto, da sempre ho individuato nei combattenti italiani della guerra civile spagnola gli antifascisti più conseguenti, più decisi nella lotta contro il fascismo,
E dato che la mia vita si è da quando sono nato ad oggi si è svolta in un periodo che è stato caratterizzato da una delle loro conquiste, la Costituzione, da sempre ho avuto in me questa volontà di dare per quanto possibile una memoria più duratura a quella che è stata la loro esistenza, occupandomi dei combattenti non solo milanesi, ma in generale che hanno antifranchisti della guerra civile spagnola. Le biografie che ho, diciamo, contribuito, in collegamento con Marco Pupini, oppure in questo caso col suo aiuto concreto, sono state parecchie, almeno un 500 per intenderci, e avrei voluto continuare su questa strada se non mi fosse intervenuto quell'inconveniente che mi impedisce di poter, diciamo, prendere anche soltanto l'annotazione di un nome, perché non sarei in grado di rileggerlo. Allora, questa mia gratitudine nei confronti, diciamo, dei combattenti antifranchisti, in particolare milanesi, perché è la mia città di adozione nella quale sono cresciuto, è data da parecchio tempo. E premesso che non sono uno storico, ma semplicemente un compilatore di parte di biografie che chiunque di noi potrebbe portare a termine semplicemente con una conoscenza anche, diciamo, non proprio professionale della storia, mi è stata resa possibile dall'Aivas, che mi ha messo a disposizione il materiale di suo possesso e il suo supporto, diciamo, anche economico nella realizzazione anche di questo lavoro sui milanesi, ma oltre a questo anche sui precedenti che riguardavano i caduti della battaglia dell'Ebro italiani, della battaglia di Guadalajara e il libro sulle donne antifasciste nella guerra civile spagnola. Questi ultimi tre testi fatti in collaborazione completa con Marco Pupini. Nella discussione che ha preceduto questo mio intervento, si è ricordato un libro sull'antifascismo di Niguarda di Antonio Masi, che fra l'altro è stato un mio collega all'ufficio correttori di bozze dell'Unità a suo tempo. Allora, perché i milanesi? Milanesi perché sono nato nel quartiere di Milano di Porta Venezia, particolarmente nel quartiere del vecchio Lazzaretto, di manzoniana memoria, e lì ho vissuto anni nei quali la mia formazione è stata anche quella a contatto con un quartiere con una certa vita associativa che mi ha sicuramente determinato nelle mie convinzioni nel resto della mia esistenza. La scelta quindi dei milanesi è conseguente anche alle mie conoscenze che ho di questa città. Fra l'altro, nei 109 combattenti di cui si è trattato, 103 dei quali ben identificati e gli altri invece non certi, non completamente sicuri, comprendono personaggi anche molto importanti della guerra civile spagnola, come Verneri, De Rosa, Renzo Giua, Francesco Scotti, Alessandro Baia, che sono un po' anche rappresentativi delle varie correnti, che aggiungo anche Virginia Gervasini, che sono rappresentativi di un po' tutte le correnti antifasciste che hanno partecipato a quella lotta europea. Dunque, naturalmente lo studio di questi personaggi ha implicato però di non dare loro un peso che sovrastasse quello degli altri,
L'importante era passare dalle 70 biografie che aveva a suo tempo elencato nel libro K1B45, I combattenti lombardi e ticinesi nella guerra civile spagnola, il curatore dell'epoca, che al momento non ricordo il nome, che naturalmente perso il filo, mi capita adesso. Non ti preoccupare, Augusto, perché lo so, ma il comune penso il problema nella mia condizione è che dovrei mettere in testa tutto quello che penso e diciamo e organizzarlo prima di esprimerlo, il che non è facile specialmente se uno non è né un Omero e neanche un John Milton, per intenderci. Dunque, ritornando al discorso, allora, ecco, passare quindi dai 70 biografie milanesi che a suo tempo erano state fatte, diciamo per le possibilità di allora, con possibilità documentarie molto ristrette e quindi comunque un lavoro pregevole, alle 109 attuali che pretendono anche, come accennava prima Italo, a ricordare anche i personaggi minori, anche contraddittori se vogliamo, però che alla base del loro intervento in quel fatto militare avevano precedentemente deciso delle scelte coraggiose che li avevano indotti a prendere in mano diciamo anche le armi per far valere le ragioni, diciamo, della libertà. Sì, grazie, Augusto. Poi parlerò poi dei guardesi, per quelle cose che ricordo, sulle quali alcune sono anche abbastanza importanti, perché a suo tempo già avevo lavorato. Certo, intanto io ricordo a tutti che un sito internet, quindi raggiungibile da chiunque, su cui trovare un po' delle biografie, un po' delle informazioni di cui parlava adesso Augusto Cantaluppi, si chiama www.antifascistispagna.it, dove trovate biografie e documenti relativi a una parte di queste biografie. Adesso io vorrei che Renato Sarti, che è con noi oggi e che è il direttore del Teatro della Cooperativa di Niguarda, quindi di un'istituzione culturale che in quartiere, e non solo in quartiere, anche in tutta Milano, è importante, è un fiore all'occhiello del quartiere e che è anche una istituzione legata alla cooperativa che oggi si chiama Società Cooperativa Abitare, un tempo si chiamava Edificatrice di Niguarda, che poi dopo capiremo com'è importante anche nella vita di questi volontari che poi sono andati in Spagna, com'era importante nella vita di questi volontari, ci leggesse il discorso che fece Carlo Rosselli da Radio Barcellona il 13 novembre 1936, perché dà l'idea del perché di alcune delle motivazioni che spinsero queste persone a prendere armi e bagagli e a partire per la Spagna. Renato, devi accendere il microfono. Sì, sì, certo. Perfetto, vai. Io leggerei subito il pezzo e dopo certo. Una riflessione. Sì, sì, vai. Il discorso di Carlo Rosselli da Radio Barcellona, 13 novembre 1936. Compagni, fratelli, italiani, ascoltate. Un volontario italiano vi parla dalla Radio di Barcellona per portarvi il saluto delle migliaia di antifascisti italiani esuli che si battono nelle file dell'armata rivoluzionaria. Una colonna italiana combatte da 3 mesi sul fronte di Aragona, 11 morti, 20 feriti, la stima dei compagni spagnoli. Ecco, la testimonianza del suo sacrificio, una seconda colonna italiana formatasi in questi giorni difende eroicamente Madrid. In tutti i reparti si trovano volontari italiani, uomini che avendo perduto la libertà nella propria terra cominciano col riconquistarla in Spagna, fucile alla mano.
Giornalmente arrivano volontari italiani dalla Francia, dal Belgio, dalla Svizzera, dalle lontane Americhe. Accanto ai veterani dell'antifascismo lottano i giovanissimi che hanno abbandonato le università, la fabbrica e persino la caserma. Hanno disertato la guerra borghese per partecipare alla guerra rivoluzionaria. Ascoltate, italiani, è un volontario italiano che vi parla dalla radio di Barcellona. Oggi una nuova tirannia, assai più feroce ed umiliante dell'antica, ci opprime. Ogni sforzo sembra vano contro la massiccia armata dittatoriale, ma noi non perdiamo la fede. Sappiamo che le dittature passano, che i popoli restano, e con questa speranza segreta che siamo accorsi in Spagna, oggi qui, domani in Italia. Fratelli, compagni italiani, ascoltate, è un volontario italiano che vi parla dalla radio di Barcellona, non prestate fede alle notizie bugiarde della stampa fascista che dipinge i rivoluzionari spagnoli come orde di pazzi sanguinari alla vigilia della sconfitta. L'esperienza in corso in Spagna è straordinario interesse per tutti. Quale insegnamento per noi italiani? Fratelli, compagni italiani, ascoltate, un volontario italiano vi parla dalla radio di Barcellona per recarvi il saluto dei volontari italiani, fratelli italiani che vi invete nelle prigioni fasciste. Io vorrei che voi poteste, per un attimo almeno, tuffarvi nell'atmosfera inebriante in cui vive da mesi, nonostante tutte le difficoltà, questo popolo meraviglioso, italiani, che ascoltate la radio di Barcellona, attenzione. I volontari italiani combattenti in Spagna nell'interesse per l'ideale di un popolo intero che lotta per la sua libertà vi chiedono di impedire che il fascismo prosegua nella sua opera criminale a favore di Franco e dei generali faziosi. Quale vergogna per gli italiani sapere che il proprio governo, il governo di un popolo che fu un tempo all'avanguardia delle lotte per la libertà, tenta di assassinare la libertà del popolo spagnolo. Fratelli, compagni italiani, un volontario italiano vi parla dalla radio di Barcellona in nome di migliaia di combattenti italiani. Qui si combatte, si muore, ma anche si vince per la libertà e l'emancipazione di tutti i popoli. Aiutate, italiani, la rivoluzione spagnola, impedite al fascismo di appoggiare i generali faziosi fascisti. Quanto più presto vincerà la Spagna proletaria, tanto più presto sorgerà per il popolo italiano il tempo della riscossa. Ecco, permettetemi due piccole ringraziamenti, riflessioni molto veloci, nel senso che uno, Angelo lo sa, il mio percorso è legato a questa storia perché diciamo che la madrina del nostro teatro è stata Stellina Vecchio, che è stata la moglie del comandante Baia, e noi siamo stati amici fraterni con i due figli, Vladimiro e Francesco, recentemente scomparso, quindi siamo molto legati a questa storia qua. La lettura che voi avete assistito risente un po' anche di quanto io sia riuscito nella mia carriera da attore ad imparare da alcuni personaggi che però, caspita, avevano una capacità di parlare in pubblico straordinaria, e qui cito soprattutto Pesce, ma anche Vidali. Io ero affascinato quando vedevo Vidali parlare nelle varie registrazioni video, l'ho visto un paio di volte dal vivo a Trieste, aveva un'eloquenza, un'oratoria da cui noi teatranti possiamo solo che inchinarci e imparare. Due piccole osservazioni velocissime per non tediarvi. Uno, questa storia secondo me è importantissima perché ci collega a un percorso molto importante, che sono quelle delle cooperative di Niguarda, ma non solo di Niguarda, in tutta Italia, ma soprattutto nella zona industriale nord di Milano, e quindi parlo di Sesto, dove queste cooperative di edificazione sono state a supporto di quelle che erano le avanguardie operaie, di quelle che erano le prime forme di sindacalismo, di emancipazione. Ai tempi ricordiamo che il padrone terriero, il padrone della fabbrica, era anche proprietario molto spesso delle case, e quindi quelle che erano all'avanguardia venivano buttati fuori anche di casa una volta licenziati. E quindi le case sono nate proprio, quelle di Sesto, San Giovanni, sono sicurissimo, ma anche quella di Niguarda, che è stata
edificata dai muratori, dai falegnami, aveva questo obiettivo di difendere, proteggere quelle che erano le loro avanguardie che portavano avanti le loro istanze. Due piccolissime ancora precisazioni. Teniamo conto anche del percorso straordinario, qui cito Sant'Ambrogio, ma prima parlavo di Vidali, no? Vidali a Trieste cos'era? Era un operaio dei cantieri San Rocco, operaio. Ma tramite l'erudizione, diciamo così, la maturazione, l'emancipazione politica, arriva ai vertici più alti di quello che è, parliamo di Vidali, che quindi sapeva bene, era a contatto con Stalin, con quelle che erano i rappresentanti più importanti della lotta e della guerra e del paese sovietico, ma parlo anche di Sant'Ambrogio, no? Che passa attraverso il tribunale speciale, poi va alla scuola di Lenin, e quindi c'è una storia di erudizione, ma direi più che altro di emancipazione, che lo porta da semplice operaio poi a diventare un esponente di partito, che non è una cosa così semplice, non è una cosa banale. Ricordiamo che forse la più grande scoperta del Novecento è stata la scuola. La mia generazione, grazie a questi padri, a questi maestri, ha potuto fare la scuola. Prima la scuola era quasi negata, l'istruzione non era una cosa per tutti. Sant'Ambrogio era fattorino, muratore, e poi va anche lui alla scuola di... Quindi ci terrei proprio a questo percorso politico di queste persone. Altre cose da aggiungere non avrei, se non che approfondire questi discorsi, secondo me, e la storia di questi personaggi ci fa capire anche che Niguarda non è un caso poi che si libera e si ribella, diciamo, alla città di Milano il 24 aprile, non il 25, perché il suo DNA era impregnato di questo tessuto, cioè della solidarietà, dell'emancipazione, dell'internazionalismo. E finisco ricordando che l'edificatrice di Niguarda, quando a Trieste nel 1920, adesso non mi ricordo se 20 o 21, bruciano la sede del lavoratore, del giornale socialista a Trieste, a Niguarda fanno una colletta e la mandano a Trieste per rimettere a posto la sede. E la stessa cosa faranno poi di sussidio degli operai in lotta dopo i grandi scioperi dal 43-44 delle lotte contadine in Puglia. Quindi Niguarda inevitabilmente ha avuto questo percorso che io ho avuto la fortuna, arrivando ad aprire un teatro lì, era quasi inevitabile che confluissero le due strade, la mia, e quindi vi lascio con un grande saluto a Marco Puppini, che conosco da decenni, monfalconese. Io adoro i monfalconesi, tutta la loro storia è un altro grande capitolo di quell'esercito in tutta blu. Grazie mille. Grazie a te, Renato. Parliamo di Niguarda perché non solo questa occasione è stata organizzata dall'AMPI, dalla sezione AMPI Martiri Niguardesi, ma perché ben sei delle biografie di questo volume, che sono un centinaio, sono di persone che abitavano a Niguarda e che facevano tutte riferimento alla Federazione Giovanile Comunista di Niguarda, che era, diciamo, molto molto forte, costituitasi dopo il congresso di Livorno del 1921 ad opera di Mario San Giorgio, che è uno dei sei che poi andrà in Spagna, che era il più vecchio dei sei ed è nato nel 1897, mentre gli altri cinque, Giosuè Elli, Ettore Grassi, Aniceto Pagani, Alfredo Terragni e Angelo Colombo, sono tutti quasi coetanei, perché nascono fra il 1908 e il 1911 e appartenevano tutti a questa Federazione Giovanile Comunista, la cellula di Niguarda, che aveva più di 90 iscritti. Su questo chiederei ad Augusto Cantalupi, a cui ricordo che deve accendere il microfono, magari se ha qualche ricordo, sottolineando il fatto che noi come sezione AMPI di Niguarda, con la penna di Antonio Masi, avevamo pubblicato alcuni anni fa La forza dell'utopia, che narra anche di questi sei niguardesi andati in Spagna a combattere. Augusto, c'è un rumore terribile, probabilmente c'hai un camion lì vicino. Sì, ho acceso il microfono. Sì, vai, Augusto.
prova a parlare, vediamo se allora, si riesce a sentire. Sì, sì. Innanzitutto saluto te Angelo e ti ringrazio per questa iniziativa. Nello stesso tempo saluto anche Italo e Renato, conosco tutte e tre diciamo da parecchi anni. E voglio aggiungere quelle cose che mi ricordo sul Niguardesi. Per quanto riguarda in generale chiunque arriverà a leggere questo nostro lavoro, l'invito a leggere la mia introduzione che spiega in modo dettagliato e spero anche preciso quello che è stato il percorso e il lavoro che ho affrontato, aiutato in modo diciamo importante dalle persone che sono andato a ringraziare nello stesso testo. Allora, venendo ai Niguardesi, devo dire che lascerei Angelo Colombo per ultimo e tratterei invece degli altri, ricordando quelle cose che sono rimaste e mi hanno colpito quando ho fatto le loro biografie. Per quello che inizio con Giosuelli, a Giosuelli credo di aver dato un contributo piuttosto importante, poiché unitamente alla sua nipote Ludmila Melnikova, non mi ricordo esattamente in che anno, però credo fosse 2006 o 2007, proprio in un'iniziativa che si svolse presso il Teatro della Cooperativa di Via Armada 8, si presentò la traduzione di quelle che erano le memorie autografe di Giosuelli sulla sua vita in generale, che erano state scritte in russo. E queste memorie sono state tradotte dalla nipote Ludmila Melnikova, che conosce entrambe le lingue, col mio ausilio, nel senso di aiutarla nel rendere la traduzione più attinente a quello che è l'italiano, spero più preciso. Ecco. Giosuelli, praticamente quindi la sua biografia non esisteva assolutamente nel K1B45 che a suo tempo Gianfranco Petrillo curò, e quindi l'averla riesumata ha permesso di ricordare un combattente antifranchista che era stato assolutamente dimenticato in tutta la pubblicistica precedente. Ettore Grassi è uno dei primi ad arrivare in Spagna per conto proprio dell'Unione Sovietica. Gli arriva il 12 agosto del 1936 unitamente a Giacomo Pellegrini, Redi, Francesco Scocchi e uno dei due torinesi, Osvaldo Negaville, sì. E viene impiegato poi soprattutto nel corso della guerra civile spagnola dalle autorità repubblicane come radiotecnico a disposizione un po' di tutta la struttura comunque nella biografia viene poi precisato questo. Un'aggiunta rispetto a quello che era stato fatto nelle biografie ricordate del K1B45, un'aggiunta importante un po' in tutte le biografie è quella che riguarda il loro contributo alla resistenza europea. Ettore Grassi in particolare sarà dei garibaldini nelle zone di Cremona e Mantova sul finire diciamo Aniceto Pagani, quello che ricordo è anche qui il suo contributo alla fase finale della resistenza, oltre alla sua vicenda spagnola
fino ad assumere anche funzioni dirigenziali nel corso del 25 aprile vero e proprio. Mario San Giorgio. Mario San Giorgio è un personaggio incredibile, le sue memorie sono veramente pregevoli. Vorrei ricordare però una curiosità che lo riguarda, sempre relativa alla guerra di resistenza. Lui, dopo aver dato il suo contributo nella formazione dei GAT, quando dopo nella primavera del 44, quando l'ambiente si fa difficile per gli aderenti a quell'organizzazione, i dirigenti della resistenza lombardi lo inviano presso la 53esima Brigata Garibaldi nel Bresciano, e qui non avviene una che qui purtroppo rispetto non riesce ad integrarsi, poiché la sua il suo modo di porsi nei confronti della religione non viene accettato dagli altri combattenti di quella formazione, per cui arrivano addirittura a dimissionarlo in sostanza. Da ultimo, nella resistenza francese parigina in particolare, ha una funzione estremamente importante. Augusto, non ti, guarda, la tua voce è andata via per un po'. Sì. E anche di spostarsi leggermente. Sì, sì, che tra l'altro se ti metti anche un po' più lontano dal microfono. Allora, gli ultimi 10 secondi del discorso che hai fatto, quindi riprendi dall'ultima biografia. Da San Giorgio, da quando ha quelle contrasti di carattere per motivi di religione, esatto. Da lì. Devi attivare il microfono, però. Augusto, devi attivare il microfono. Ok, adesso l'hai attivato. Passando poi ad Alfredo Terragni, sì? Le informazioni che su di lui ho avuto mi furono date da Nerina Fontanot, che sicuramente Renato sa chi fosse, e mettono in rilievo la sua importanza notevole nell'ambito dei gruppi dirigenti della resistenza parigina, fino a quando poi cade nello scontro a fuoco che è ricordato nella biografia stessa. Da ultimo, la biografia di Angelo Colombo è un po' una forzatura, nel senso che da me sono state messe insieme le documentazioni relative a due angeli Colombo. Ricordo che Colombo è il cognome che si dà ai trovatelli e Angelo è anche il nome di un volatile che quindi lo fa diventare ancora più aereo, diciamo, e quindi sono molto facili le confusioni che infatti la polizia fascista fece, per cui ho privilegiato tra le biografie che si andavano che appunto si sono confuse, ho privilegiato quelle che riguardava l'angelo Colombo, la cui madre si chiamava Bossi, poiché in Spagna l'angelo Colombo che ci è andato assunse il nome di copertura della madre per quello che era la necessità di avere permettere una sua identificazione da parte della polizia e dagli spioni fascisti che sono sempre stati molto attivi in quella realtà. Vorrei
A questo punto, diciamo, sui niguardesi non avrei molte cose da aggiungere, perché credo di aver segnalato le cose più significative rispetto a quelle. Certo, e poi comunque c'è sempre il libro da leggere, non possiamo raccontarlo tutto. Sì, certo, nel libro ho potuto argomentare meglio, anche perché non devo improvvisare, no? Potevo pensare meglio le cose. Tenuto conto che io non sono uno storico, ma sono solo un compilatore di biografie, questo per dire che chiunque, ricordare anche i tanti combattenti che non sono più, diciamo, menzionati nelle testimonianze e nelle memorie anche della nostra associazione, che tutti possono trovare presso l'ISMI, l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento della Liberazione in Italia, in Milano, le fonti per poter, diciamo, allargare e ricordare anche quelli che sono stati dimenticati. Per fare un esempio concreto, e quindi li faccio anche a Italo, suo padre fece una grossa ricerca ancora negli anni 60, quindi con una penuria di documenti che al tempo non erano assolutamente facili da rintracciare, fece un lavoro che ricordava 220 combattenti piemontesi. Nella realtà i combattenti piemontesi si avvicinano a quasi 500, quindi ce ne sono tantissimi che non sono stati ricordati. In particolare spesso sono proprio i combattenti anarchici, per i quali solo nel 1968 è stato possibile. E ti abbiamo perso, solo nel 1968 è stato possibile, poi ti abbiamo perso. Cos'è che è stato possibile? Senta. Solo nel 1968 è stato possibile? Che cosa? Sono in comunicazione adesso, sì. Sì, sì, certo. È stato possibile, diciamo, stabilire un legame, diciamo, costruttivo con elementi anarchici, tipo per esempio Vindice Rabitti, che fu a suo tempo un po' il giornalista della Colonna Rosselli, detta Colonna Rosselli per semplificare, non invece sezione italiana della Colonna Francisco Ascaso, diventa alla FAI di Barcellona. Quindi l'importanza anche da parte mia, a suo tempo avevo fatto una ricerca sui Comaschi, dalla Spagna nel nostro cuore, libro straordinario perché aveva permesso di rompere una certa dimenticanza assoluta dei combattenti antifrancisti di Spagna. Partii per Como con circa 19 nomi e ritornai con 37. Questo per dire quanti sono i combattenti. Ecco perché allora si fa l'ipotesi in questi ultimi anni che i combattenti fossero tra 4.500 e 5.000, invece che prima che si pensava fossero circa 3.500. Va bene, grazie Augusto. Sì. Purtroppo prego. Il collegamento è stato un po' difficile. Renato, dimmi. Solo una piccola precisazione, sia ben chiaro che quando esaltavo l'oratoria di Pesce e quella di Vidali, non significa che abbia condiviso tutti i loro percorsi, le loro scelte, soprattutto di Vidali politiche, perché altrimenti gli anarchici del FAI, della FAI o quelli del Ponte della Ghisolfa non mi rivolgono più la parola, sia ben chiaro, perché noi sappiamo che all'interno di questa guerra ci sono sviluppate una serie di dinamiche che hanno messo in contrasto gli anarchici con altre situazioni, però parlavo proprio dal punto di vista oratorio. Certo, no, beh, ma io avevo intuito bene la cosa, anche perché non lo dico perché altrimenti mi arriva il giudizio. No, beh, ma il giudizio su quello che avvenne in Spagna penso ormai sia stato acquisito storicamente un po' lo stalinismo in generale. Esatto, quindi non penso, però insomma, io avevo compreso bene. Io volevo chiudere questa presentazione dando la possibilità a Italo di far sapere a tutti com'è possibile, se uno è interessato dopo aver visto
Anzitutto, com'è possibile acquistare il libro? E lì penso sia semplice, basta credo rivolgersi alle librerie d'Italia. L'editore è Pi Greco, se non sbaglio. Editore Pi Greco è sì, Pi Greco Edizioni. E soprattutto come è possibile avvicinare l'associazione e eventualmente tesserarsi. Italo, devi accendere, ah no, è già acceso, vai. Sì, dunque, per seguire le attività dell'associazione, il modo migliore è quello di iscriversi, prendere la tessera dell'associazione, così vi arrivano le comunicazioni. Però detto questo, noi abbiamo un sito che si chiama come l'associazione AICVAS, AICVAS.org, e poi sia la banca dati che è già stata citata due volte, sia il web documentario che adesso stiamo collegando fra di loro, sono due strumenti di comunicazione a largo pubblico. Non solo italiano, ma anche del resto del mondo, tant'è che adesso stiamo, almeno per quanto riguarda il web documentario, facendo i sottotitoli in spagnolo e inglese. Per la banca dati è più difficile, no? E d'altronde, se si presume che chi vuole avere delle notizie precise sugli italiani, anche se è un canadese piuttosto che un russo, in qualche maniera insomma riuscirà a leggere o a farsi tradurre quello che nella banca dati è contenuto. Per quanto riguarda il libro, si può trovare in libreria, tra l'altro l'editore Pi Greco è un editore milanese, abbiamo scelto apposta, era un libro su Milano, abbiamo scelto un editore milanese, oppure scrivendo all'associazione sempre a aicvas.org, ve lo spediamo a casa, no? Niente, questi sono problemi in cui si può. La sede, per così dire, è a Milano presso la Casa della Memoria. Lo stesso Angelo Longhi è presente sempre nella sede dove c'è la sede dell'AMPI, ed è anche lui iscritto all'associazione, quindi potete anche fare riferimento a lui, insomma. Certo, volentieri. Va bene, io ringrazio tutti di questo, insomma, del tempo che avete dedicato a questa presentazione, sperando di tornare quanto prima alle presentazioni di persona. Ricordo che noi a Niguarda avevamo presentato il precedente lavoro di Marco Puppini sui Garibaldini in Spagna, al Centro Culturale Ghiglioni, e vabbè, insomma, questa volta abbiamo dovuto farlo online per cause di forza maggiore, ma torneremo sicuramente col prossimo lavoro di persona. Ricordo a tutti che questo video sarà consultabile dopo la proiezione fatta sulle pagine Facebook di AMPI Niguarda, sarà consultabile sul sito, sul canale YouTube AMPI Niguarda, dove rimarrà alla visione. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a te, grazie a tutti voi. Un saluto carissimo Augusto. Ciao a tutti. Ciao, grazie ciao. Ciao a tutti. Ciao.